In conferenza stampa con Raider Rodriguez, attaccante dell'Audace Cerignola, riavvolgiamo un attimino il nastro, ripartiamo dalla sconfitta di Sorrento, da una parte la felicità per il tuo primo gol all'esordio, dall'altra però un po' di delusione per il risultato che non è arrivato ancora una volta. Sì, c'è delusione perché siamo riusciti ad andare in vantaggio, sicuramente potevamo gestire meglio la gara, dobbiamo migliorare tante cose e solo con il lavoro riusciamo a limare certi comportamenti, certi equilibri e cercare di gestire meglio le cose. Com'è andata questa settimana di lavoro? C'è la necessità di ripartire e di conquistare la vittoria a tutti i costi facendolo domenica contro la Gelbison. Ma la settimana l'abbiamo passata come sempre. È normale che abbiamo un periodo un po' così, ci sta nel calcio. Non bisogna assolutamente abbattersi perché sennò la stagione va proprio a fallire. Bisogna stare tranquilli e sereni e cercare di passare questo momento che non ci sta aiutando per niente. Cosa hai pensato quando hai guardato la classifica dopo il risultato negativo di domenica? Una classifica che comunque resta corta. No, ma io la classifica non la guardo, figurati delle volte, insomma, contro chi giochiamo la domenica, quindi non guardo queste cose qua, però da come sento dire la classifica è molto corta, sono tante squadre a pochi punti e quindi meglio che succedano all'inizio queste cose che alla fine, perché se succedono alla fine vuol dire che hai fallito totalmente, però dato che all'inizio c'è questo periodo così brutto, diciamo, possiamo migliorare. E sicuramente fare certe valutazioni e cercare di fare il massimo per uscirne fuori. Cosa deve fare di più l'Audace Cerignola sulla base di quanto visto da quando sei qui, da quando tocchi con mano, insomma, Ma la squadra, i tuoi no, compagni? ripeto, c'è da gestire meglio certe cose e non accontentarsi mai. Perché vedo che è un campionato che è molto equilibrato, qua i giocatori, le squadre fino all'ultimo minuto non mollano e quindi c'è da migliorare questa cosa qua che è molto importante. C'è tanta fame di calcio, l'ennesima conferma domenica a Sorrento, dove i tifosi hanno seguito la squadra, a fine gara il rammarico e la richiesta di fare qualcosa in più che in questo momento sta mancando. Ma sì, c'è il rammarico, ma ripeto, sono quelle situazioni che delle volte anche senza volere la palla ti picchia addosso e va dentro. Domenica abbiamo avuto delle occasioni, sia io personalmente, siano altri miei compagni. Sono episodi, magari fra 3 domeniche si guarda una parte, la palla ci picchia dietro dalla testa e si fa gol. Però dobbiamo cercare di stare più tranquilli possibili. Siamo una buona squadra e penso che ne usciremo alla grande. Grazie a Raider Rodriguez, attaccante Grazie dell'Audace Cerignola, in bocca al lupo. a te. Grazie.